Una delle due al fidanzato, non diremo mai chi è, in Ungheria. Ragazze brutte, posto brutto, sì, la colei stia tranquilla, niente di grave, niente di grave. Buongiorno a Michela Di Maso. Buongiorno. Buongiorno, si posizioni me, ecco, perfetto. Perfetto. Poi abbiamo la regina di Lecce. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Francesca? Calati. Calati, come l'oro. Con la L. Calati. Ah, Calati, Calati. Sì. Io l'avevo associata subito a questo valore superiore dell'oro. Allora, con Francesca Calati di cosa parliamo? Parliamo delle differenze culturali che ci sono all'interno dei giovani del, diciamo, del nord, tra virgolette, e del sud. Facciamo una cosa. Allora, i nostri amici in ascolto, le nostre amiche, preferiscono il nord o il sud? Allora, meglio il nord o meglio il sud? Per tutte quelle che sono anche le modalità, le attenzioni, la voglia di vivere, i colori, i luoghi, meglio il sud o nord? Secco proprio, sud o nord? 3, 4, 2, 4, 1, 5, 1, 406. Ripeto, 3, 4, 2, 4, 1, 5, 1, 4, 06. Sud o nord? Cosa preferite? Le leggende che accompagnano spesso le presentazioni, le donne, parliamo dei giovani? Parliamo dei giovani. O delle ragazze del nord, cosa volete trattare? No, giovani in generale, diciamo che ci sono queste leggende che in realtà non sono sempre leggende. Il sud non è tutto uguale, il nord non è tutto uguale, per esempio, perché un conto vivere a Vercelli, Pavia e Ferrara, è un conto vivere a Bologna, a Torino e a Milano, come al sud, un conto è vivere a Lecce, a Salerno, a Catania, a Palermo, un conto è vivere a Enna, e un conto è vivere a Matera, c'è differenza anche lì. Sì. I giovani del sud raccontati da lei. Prego, Calati. Bene. Beh, sì, c'è molta differenza e lo noto anche... Devi parlare, ecco, bene. Ok. Lo noto anche dal fatto che io, provenendo da un paese in provincia di Lecce... Ricordiamo essere... Miggiano. Grandissimo Miggiano, paese di 3.600 abitanti. No. Sì. Dico, è esploso negli ultimi 10 anni. No, non è esploso e si vede anche dalla mentalità, ecco. Molti, devo dire, che scelgono di frequentare un'università fuori dal Salento, fuori dalla Puglia, perché devono evadere da una particolare realtà, ecco. Diciamo che molti genitori... In particolare, cercano di educare i figli secondo schemi molto fissi, con poca elasticità mentale, e non danno l'attenzione che magari dovrebbero dare al bisogno che può avere un figlio. Cosa che invece ho notato che qui avviene molto di più. Io posso dire di essere stata fortunata perché ho avuto una madre molto aperta, dalla mentalità molto aperta, ma mi ha spronata a seguire i miei sogni, mi ha spronata a venire qui a Roma a cercare di farmi una vita che comunque mi desse anche buone occasioni, buone opportunità di lavoro, cosa che giù non c'è. Guarda, tu devi sempre però mai muoverti da questa direzione. Ok. Questo è il tuo mare. Il mare è fantastico, che lo dica a fare. I vecchi saranno rigidi, i vecchi in senso saggio, buono, Però il mare è quello che è. E lì, ovviamente, allora, svegliamo questa cosa. Francesca Calati è nelle selezioni di X Factor. Sì, sì. Ed è molto brava. Sì. Questo significa però che per i nonni magari dice: ma dove vai a cantare? Che c'entra? Statti a casa. Statti a casa. Che non ti succede niente se stai a casa. Se vai a X Factor ti potrebbe... Mi può succedere qualcosa, ma Miggiano stesso può anche diventare può famosa, qualcosa. Cioè voglio dire, anche realizzare un sogno. Beh, sì. Non solo per i nonni. C'è anche lui? Lui inibisce questo? Ma lui di dov'è? Di Miggiano? Uh-huh. E lascialo, trovi uno di Roma più aperto. Come si chiama? Chiamiamolo in diretta, glielo do io la notizia. T'ha lasciato. No, dai, non lo chiamiamo. Chiamiamolo in diretta e gli diamo sta notizia. Lei è l'ex ragazzo di... Come l'ex ragazzo? Si sappia che da oggi sta con un ragazzo di Roma. Si chiama Alberto, 21 anni, musicista. È meglio, sono più compatibili. Ma può essere. Hai visto? Già siamo un pezzo avanti allora, vai.
E quindi questo sogno te l'hanno un po' soffocato. Mi hanno sempre detto credici, ma non più di tanto, ecco. Che questo mi sembra un buon consiglio, però, un buon consiglio. Sì. Di non puntare tutto su un sogno che per altre. Per altri elementi, per altri fattori. Ecco, se l'avessero detta così, sì. Ma ecco, io l'ho aggiustata. Non l'hanno detta proprio così. L'hai edulcorata, sì. La frase era molto più ruvida. La frase era, non ti fare illusioni. Però ci abbiamo sta mamma molto escape. Mia madre, sì. La chiamiamo? Assolutamente. Chiamiamo mamma in diretta. La vogliamo chiamare, dai, non sa che sto qui in radio. Ma meglio, così gli dico io che sono il produttore di X Factor e che la figlia, dai, dopo gli diamo il numero. La vuoi illudere, vai, così? Vai. La chiamiamo. Che sorpresa. Caro Marcello, dice il ragazzo del sud di Migiano la soffoca un po'. Dico, chiamiamolo in diretta e diciamogli che t'ha lasciato, che l'hai lasciato. No, è più bello. Vedi, beh, mica tanto, direi. Però se il maestro ha con sé, fatta, lo chiamiamo in diretta. Lei è l'ex ragazzo. Dice, come l'ex ragazzo? Sappi che da oggi c'è un altro. Secondo me è anche un po'. È un modo originale per lasciarsi. Per lasciarsi, via radio. Via radio. Wow. Anche a distanza di sicurezza, perché non potremmo mai. E quindi sei a casa qui. Hai visto? Trovi conforto in ogni eventuale estrema decisione. Ma sono contento. Entrambi cantanti. Dico, sì. Michela, Michela studia canto, molto 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 brava. In un'apparizione l'altra sera ha conquistato tutti alle prove teatrali. Il tuo genere qual è? Mio è più rock. E quindi quando si dice più rock, Ligabue, tipo, no, Gianna Nannini, no, ancora no. Di più. I Rammstein, Anouk, Nobody's Wife, 30 Seconds to Mars, Muse. Che è come se parlassi, non lo so, per me proprio di astrofisica, di fisica nucleare, no? Però mi fido. Sì, sì, fidati. Un pezzo di uno di questi, eccoli, ce l'abbiamo. Questi sono Anouk. Nobody's Wife. Sì. Vai. E quindi dovresti pure provare adesso. Vediamo se quelli di X Factor ci hanno preso, sentiamo come la canti. For the times that I killed your dreams, for the times that I made your world run by. For the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. Brava la raga, un po' più dietro viene fuori una meraviglia. Dai, la prossima la facciamo a distanza di sicurezza. Mi devo ancora abituare. E immagino essere però un'esperienza quella di arrivare a X Factor bella, insomma. Molto, molto bello. Hai conosciuto l'avventura, hai conosciuto... Beh, ancora no. Ancora no. Siamo alle fasi iniziali. Sì, sono le fasi iniziali, la scrematura iniziale, quando mandano a casa la maggior parte della gente, allora già un po' ti senti arrivato perché sei riuscito comunque a superare il primo provino. Immagina quelli che invece li mandano a casa, perché ci stanno, mi hanno detto dei ragazzi poverini che non... Dice, con quale coraggio vengono qui, ragliano come sì. I somari in amore, si dice, verso Carpineto Romano. Sì. Ho sentito alcune portare Whitney Houston. Ecco fatto. Quella è la morte. È peccato. Miss Ungheria di quest'anno, roba brutta. E dai, metti il coltello nella piaga. Nord o sud? Nord o sud? Meglio il nord o meglio il sud? 342-4151-406. Ripeto, 342-4151-406. E, leggiamo anche un po', recuperiamo qualche messaggio. Buongiorno Davide, tanti auguri per la nuova avventura serale ed un abbraccio a tutti da Ale il Silenzio. Grazie ad Ale, testimonianza personale. Politici della Commissione Ambiente ritengono Giuliani un mezzo pazzo e non si espongono, questo è scollamento dalla società civile, dice Mario G. Sud assolutamente, dice Daniela. Il calore del sud, dice Eli. A Roma con difficoltà si pensa al no. Cioè, i romani già in passato abbiamo fatto questo sondaggio tra il serio e il faceto, che ci dà anche un'indicazione sociale per quello che riguarda, insomma, la proiezione affettiva dei romani verso il nord e verso il sud, e ha sempre stravinto il sud. Sempre stravinto. Sì, ma anche da noi, cioè noi vince molti sud, beh sì, ma molti del nord, cioè noi quando parliamo di nord è come se parlassimo, non lo so, di un tabù. Perché siamo due mondi completamente opposti. Noi ci vediamo come l'acqua calda e il ghiaccio. Loro li vediamo freddi, li vediamo, non lo so, anche un po' rimbambiti, ma non se la prendono. Però è la visione comune che noi abbiamo del nord. Che è una visione molto sbagliata, lasciatelo dire.
non sono rimbambiti, non so, dipende dove vai, sì. Credimi, dipende dove. Io ho avuto amici al nord di una vitalità, di un'effervescenza, di una capacità intellettiva, di una vivacità straordinaria, e i luoghi comuni sono fatti per essere sfatati. Beh, sì, sì. Io non dimentico mai una donata che ci capitarono ragazze di un paese, beh, lo posso dire, anche a distanza di sicurezza, veramente, di Lentini. Allora noi avremmo preferito che fossero state le ragazze di Bologna o della provincia Felsini ad alloggiare con noi, al che ci dissero, ma perché? Beh, con tutte le leggende che accompagnano i bolognesi, ci hai messo con queste, ci avranno la barba. Invece non solo non avevano la barba, ma la davano di sveglia gran lunga a quelle di Bologna. Poi siamo andati a trovarla a Lentini e abbiamo scoperto che avevano due modi di proporsi, uno lontano dal paese e uno interno al paese. Certo. Ah, ma sì, quello per forza. Ma tu sei stata al nord, te? Sì, sono stata a Venezia, Mantova, Mestre, basta però. Che non mi sembra un grosso bagaglio, però hai toccato no. un posto meraviglioso che va fuori dalle logiche dell'analisi, perché Venezia è un mondo, è un universo a parte. Mantova, ci sono le tracce dei Gonzaga, bellissimo, c'è la sbriciolona, come si chiama? Ottima. Mestre vive la condizione di avamposto veneziano e questa antica frustrazione. Però, allora, chiamiamo mamma, facciamo uno scherzo a mamma. Oh mio Dio. Gli diciamo che è la Rai e gli vogliamo dire, aspetta, senti che facciamo, che è X Factor, sentiamo, alza la base.